si passi pure. Grazie, sergente. Prego. Il signor Scott, direttore. Oh, caro Scott, lei deve essere impaziente di incominciare. Credevo che si prendesse un paio di giorni per sistemarsi. Ah, c'è mia moglie, ci deve pensare lei a queste cose. Ah, capisco. È noioso stare a casa mentre attaccano le tende. Noiosissimo. Sì, anche per me. E l'ufficio che le abbiamo assegnato qui è di sua soddisfazione? Sì, mi va benissimo. Bene. Allora guardi, faccia un bel giro per tutto lo stabilimento. Si renda conto e poi torni da me e parleremo. La conosce quella? Sì, sì, è il nuovo rendir, vero? Si riconosce subito dalla coda. È costruito con una nuova lega, leggera ma resistente. Molto bello. Il maggiore Perla le farà visitare i reparti. Li conosce molto meglio di me, la metto in buone mani. Il maggiore Perla è veramente una perla. Mi affido completamente a lei, maggiore. Ma non potremmo farlo dopo colazione? Ma no, un po' di moto adesso le farà bene. Sì, signore. Allora ci vediamo a mensa a luna. Sono contento che l'abbiano destinato qui. Ci tenevo molto. Anch'io, sergio. Questa costruzione è storica, è antichissima. Ci costruivano i palloni nel 700. Ne è passato del tempo. Qui si fanno i controlli di resistenza delle parti, per vedere se gli ingegneri non abbiano sbagliato qualche calcolo. Non vedi niente finché non si rompe qualcosa, il che succede sempre quando uno non c'è. Questo è poco interessante. Gli idrovolanti ormai sono sorpassati. Questo è il paradiso degli scienziati, stia attento. Lei saprà certamente che tipi sono. È gente che vive nel mondo della luna. Qui hanno fatto il loro cielo con tanto di fulmini per vedere che succede quando colpiscono un aereo. Angeli non ce ne hanno messi, ma non escludo che abbiano tentato. No, mi scusi, maggiore, ma proprio non le posso Connelly, permettere di fermare... Professor il signor Scott, capo reparto metallurgico, il suo nuovo principale. Piacere, mi dispiace, ma non le posso permettere... Cos'è quella prova che sta facendo, professore? Sono gli impennaggi del nuovo rendir, vero? Sì, sì. E che cosa gli fa? Li faccio vibrare. Ah, sì, ma a quale scopo? Che cosa dovrebbe succedere? La coda si deve spaccare, mi permette, vero? Professor O'Neill, non so più quante lauree abbia. È un'istituzione, qui c'è sempre stato. Dice che la coda del rendir si dovrebbe spaccare, ma non sono già in servizio. O'Neill ha una sua teoria per cui le vibrazioni col tempo dovrebbero addirittura trasformare la natura degli atomi dei metalli impiegati. Lui farebbe vibrare qualsiasi cosa. Sono tutti un po' così, gli scienziati, non si meravigli. Lì ci sono le eliche se le interessano, ma ormai appartengono al passato, come i motori, fra poco dovranno sparire. Professore, posso darle un passaggio? Sembra che facciamo la stessa strada. Oh, no, grazie tante, non voglio farle perdere del tempo. Dove abita? A Farmat, è molto lontano. Ma io ci devo passare, tanto. Grazie, ma prendo l'autobus a quest'altra fermata, non voglio disturbarla. Oh, no, non mi disturba affatto, avanti, su, salga. Mettiamola dietro la borsa. Grazie. Mi interessa molto quella prova in corso sui piani di coda del rendir. Le dispiace spiegarmi qual è la sua teoria? Beh, è piuttosto difficile spiegare una cosa del genere in quattro parole.
volte io lo autorizzo a dirne anche più di 4 se è necessario, professore. Beh, per semplificare un po' le cose, le dirò che il mio scopo è arrivare a un risultato pratico delle ipotesi inizialmente fatte dai professori Kerslinger di Basilea e Shilgar di Uppsala, che assumono il moto vibratorio come sorgente di energia. Io penso che, dato che tale energia non ricompare in alcuna delle forme conosciute come calore o potenziale elettrico, deve essere assorbita dal metallo e che un assorbimento adeguato risulterebbe nella degenerazione dell'atomo in una forma isotopa con affinità cristalline. È chiaro. Insomma, la coda si spaccherebbe. Esatto. Ecco, io abito qui. Grazie, grazie tante. Lei non vuole accomodarsi un momento? Grazie, con piacere. Guardi che io non ho che un bicchiere di sherry da offrirle. Lo accetterò volentieri. E poi non sarà buono, è un pezzo che l'ho aperto. Ha paura che le vibrazioni della strada ne abbiano trasformato gli atomi? Non può succedere sui liquidi. Scusi, scusi tanto. Avevo sbagliato casa, si somigliano in un modo tale che... Non abita da molto qui, vero? Ho poco più di 11 anni. Papà, ho già fatto il piano per il pranzo. Adesso ti dico. Oh. Buonasera. Dove è andato a finire quello sherry, Elizabeth? In questa credenza, dietro i piatti. L'hai messo lì perché non ci arrivasse la donna. I piatti? Ma non ci sono i piatti. Forse è qui su. Ah, eccolo. No, lasci pure, raccolgo io dopo. Lo sapevo che doveva esserci. Io non mi dimentico mai niente. Prendi dei bicchieri, Elizabeth. S'accomodi. Grazie. Era un pezzo che non lo toccavamo. L'ultima persona che è venuta a trovarci è stato il dottor Gerlisworth dell'Istituto Batteriologico, poco prima di Natale. Ho paura di disturbarla un po' troppo. Oh, no, per carità, si metta a sedere. Elizabeth! Ecco qua. Speriamo bene. Si vede che la donna c'è arrivata. Lo vado a comprare. Ma non si disturbi. No, non è un disturbo. È qui all'angolo e poi serve sempre. Elizabeth, tieni compagnia al signor... Scusi, non mi ricordo il suo nome. Scott. Scott, questa è mia figlia, Elizabeth. Piacere. Torno subito. Va bene. Si vuole accomodare, signor Scott? Già, ma dove devo accomodarmi? Oh, scusi tanto. Sono i libri di papà. Bisogna stare molto attenti. Trattano cose tanto importanti. Prego. Grazie. Quanto pare tuo padre ha un lavoro enorme. Sì, è faticoso fare lo scienziato. Uno deve pensare sempre. Il mondo avrebbe fatto ben pochi progressi se non fosse per gli scienziati. Già, gli scienziati pensano dalla mattina alla sera. E noi ne godiamo i vantaggi, vero? Sì. Quando papà pensa, io me ne sto buona buona. E la mamma che fa? Sta anche lei buona buona? La mamma è morta, signor Scott, in un bombardamento. Scusa se te l'ho ricordato. Ne sentirai molto la mancanza. Sì, molto. E papà anche più di me, credo. Io cerco di fare tutto come faceva lei, ma purtroppo non sono brava. Sa, sono ancora un po' piccola. Le posso far vedere la casa se le interessa? Sì, molto volentieri. È qui che stiamo quasi sempre. Vuoi vedere la mia stanza? Certo, con molto piacere. Da questa parte. Ed è qui che tu stai buona buona quando il papà sta pensando? Sì. Ah. E cosa fai? A volte penso anch'io. E poi a maestro Teofilo. È lui Teofilo. È una specie di esperimento per determinare la sua capacità di associare le idee. Gli leggo il cibo al filo per vedere se imparerà a suonare il campanello quando avrà voglia di mangiare. È piccolo, non può disturbare papà. Ma poi non ha importanza, anche se non impara. Perché tanto gli voglio bene ugualmente. Sì. E cos'altro ti piace fare? Non fai mai qualche gioco? Sì, ne facciamo sempre, la sera dopo cena. Abbiamo una specie di orario. Sì, e che giochi fate di solito?
Beh, per esempio, giochiamo spesso a pentameri. Penta? Com'è questo gioco? A turno si nomina un coleottero che sia un pentamero, finché uno dei due non ne trova più, e allora ha perso. È una parte delle scienze naturali. E quali altri giochi fai? Beh, c'è la piramidologia. Piramidologia. Piramidologia, eh? Sì, è la scienza della grande piramide. È un'invenzione di papà. Il gioco, si intende. Eccolo qui. Guardi. Fu costruita nel 3234 avanti Cristo, su basi scientifiche. Ogni particolare è riferito alle stelle, quindi ha un significato astronomico. È il solo tentativo architettonico noto di quadratura del cerchio. La superficie della sua base è equivalente alla superficie di un cerchio che abbia per altezza l'altezza della piramide. È tutta così, piena di matematica. Deve essere molto divertente. Ah, sì, è molto divertente. Come è andato a finire, signor Scott? Veniamo subito, papà! Dobbiamo andare giù. Papà starà cercando i cavaturaccioli. E non è molto bravo a trovare le cose. Aspetti che le faccio un po' di posto qui. No, no, certo, no, c'è un po' di disordine in questa stanza, ma... Oh, questa non l'avevo vista. Stasera, se ho tempo, la studierò. È una corrispondenza che ho da più di un anno con Tanguy, un tibetano, un matematico molto conosciuto sulla teoria dei numeri. Nel 742 Goldsbach enunciò che ogni numero intero è il limite di una certa funzione esponenziale. È provato fino a 10.000, ma non dimostrato. Vorremmo dimostrarlo. E prima o poi ci riusciremo, vedrà. Te lo auguro. È molto interessante, ma a che cosa serve dopo? Oh, niente, per questo è bello. Questa è un'opera molto interessante. Questo è il Rutherford. Sì, non sono riuscito a finirlo. Sì, sì, ecco qui. Lui identifica le 10 tribù scomparse con gli sciti. È ardita come teoria. È lettura molto adatta, Elisabeth. Oh, sì, sì, sicuro, sì, sì. Questo è sulle leghe leggere. Tu lo sai dove va, mettilo a posto. E questo qui, che cos'è questo? Ah, sì, sì, sì. Però, secondo me, è questa la scienza più difficile. Cos'è? Ah, sì, sì, ho capito. Però questo libro mi ha convinto poco. Sembra che gli altri genitori abbiano problemi con i loro figli che io non ho con Elisabetta. Non lo trova difficile il compito di padre? Affatto. Naturalmente io ho seguito un sistema molto scientifico. Ho proprio fatto un orario. Tanto lavoro, tanto sonno, tanto sbaglio. La piramidologia? Piramidologia, sicuro. E la domenica che cosa le fa fare, per esempio? Non le permette di andare con altri bambini? Perché anche lei ha dei bambini, signor Scott? Non ancora, purtroppo, ma vorrei che mi rispondesse. Ecco, io prima la mandavo insieme agli altri bambini, ma adesso non lo faccio più. Sa, non credo che si divertisse molto, forse perché le menti degli altri bambini non erano abbastanza sveglie per interessarla. Credo che stia meglio con me. E poi sa stare anche da sola. La sua mente è sviluppata in misura assai ragguardevole, signor Scott. Diventerà certo una donna intelligente. Sì, sì, ne sono sicuro. Beh, allora io me ne vado a casa. Oh, verrò da lei domani. Vorrei sapere qualche altra cosa sull'esperimento della coda che deve rompersi. Che cosa vuol sapere? Oh, qualche particolare. Per esempio, mi dirà quando dovrà cadere. Ma questo glielo posso dire subito. Credo di... Deve essere qua. Ecco. Ecco, 2,7 per K diviso L è il fattore del tempo. Nel sistema CGS però, vediamo, S... 1440. 1440 ore. Che? Non vorrà dirmi che la coda cadrà dopo 1400 ore di volo? No, 440. Ma professore, infiniti aeroplani hanno volato per decine di migliaia di ore senza che la coda si staccasse. Signor Scott, io le ho detto il fattore tempo dell'equazione da me trovata. Ora 1440 è il numero che risulta sostituendo alle incognite i valori del pezzo di aereo sul quale noi stiamo attualmente seguendo l'esperimento. Da quanto dura l'esperimento? 832 ore, 14 minuti e 7 secondi quando ho fermato stasera. Non posso tenere in moto più di 8 ore al giorno perché tutti quelli che abitano nelle vicinanze si lamentano. Già, ma gli aerei che sono in servizio di linea faranno più presto di lei a raggiungere quel numero di ore. Oh, già, già, molto probabilmente. Perché non ha insistito per le 24 ore? Altro che se ho insistito, ma la direzione non ne ha
voluto sapere. Ma aveva detto alla direzione il fatto delle 1400... Beh, sa, io non indico mai i dettagli nelle mie relazioni preliminari. La scienza non ha nessuna fretta, signor Scott. Io lavoro su un principio che se non è errato resterà vero per l'eternità. E quindi qualche settimana in più o in meno non ha nessuna importanza. Può essere importante per le migliaia di persone che volano ogni giorno sui Rendir. Signor Scott, mi deve capire, io sono uno scienziato e la scienza è molto esigente, vuole tutta l'attenzione di chi la studia. Io non posso occuparmi della gente. Ma se un dottore che ricerca la cura di un male sentisse pietà di tutti quelli che ne muoiono ogni giorno, che cosa combinerebbe? Non potrebbe mai lavorare. Alla gente ci devono pensare gli altri, signor Scott. Io non me ne posso occupare in nessun modo. Ma... lei troverà il mio rapporto iniziale in archivio e non ho niente da aggiungere. Fino alla fine dell'esperimento. E se lei lo permette, adesso io devo tornare a casa. Papà! Oh! Allora non c'è bisogno. Arrivederci, Elizabeth. Arrivederla, signor Scott. Arrivederla, professore. Per un istante. Ma prego, prego. Guarda che è molto caldo. Aspetta prima di fare le verifiche. Scott! No! Ma che cosa fai qui? Caro Bill, come va? Avevo indovinato che eri tu, da come andavi. Beh, come stai? Ma che fai tu qui? Vieni a cercare un posto? L'ho già avuto. Davvero? Sì, e allora mi offri da bere, eh? Non è ancora un po' presto per Scotty, me. Clienti! E su che cosa voli? A niente volare, mi sono sposato. Ah, ci sei caduto. E com'è successo? Ma forse preferisci non parlare. Aspetta a conoscerla. Davvero? Beh, te la prendi con filosofia. Rosie? Scott, questa è Rosie. È una spia. Vedrai la sua camera da letto. È letteralmente tappezzata di diagrammi. Oh, signor Penworthy. Oh, signor Due Penworthy. Due whisky, per favore. Subito. E che posto t'hanno dato qui? All'ufficio metallurgico. Ti vai a chiudere in un ufficio. Anche tu diventi un parassita di scrivania. Che vuoi farci? Si vede che era questo il mio destino. Rosie, questo è vodka. Oh, signor Penworthy. Alla salute. Alla salute. Tu li odi quelli che stanno in ufficio. Ah, senti, Scott, di quello che vuoi, non gliela perdono. Niente da fare. La ragione è quella che tu sai. È sempre la solita. Quando un aereo si spacca perché hanno sbagliato i calcoli, la colpa la danno al pilota. Rosie, te lo ricordi, Harry Ward? Altro. Sai che cosa gli è successo? Era lui che pilotava quel Rendir che è precipitato nel Labrador un paio di mesi fa. Oh, l'inchiesta sbrigativa. Era tutto a pezzi. Hanno detto che è stato un errore di manovra. E non potrebbe essere stato così. Con Harry come pilota? Oh, ma tu stai scherzando. Dice che si è impilato in discesa in un banco di nebbia. Harry non era il tipo da fare una partita simile. Rosie, se non ti disturba troppo lasciare un momento da parte la balalaica, noi vorremmo un altro bicchiere di vodka. Oh, signor Penworthy. L'urto è avvenuto in discesa, coi motori ancora in moto. Non vi è pertanto alcun dubbio che intendeva abbassarsi nella nebbia ignorando la presenza della collina. Quante ore di volo aveva fatto l'aereo? Quante ore di volo aveva fatto? Glielo dico subito, signor Scott. Oh, dunque, vediamo. Aveva volato molto perché era il primo della sua serie. Ore di volo che aveva totalizzato prima del disastro, 1407. 1407? Esatto. Ha delle fotografie del relitto? Sì, ne ho quante ne vuole. Qui facciamo le cose sul serio, sa? Non trascuriamo niente, stia sicuro. Disastro Rendir. Fotografie del relitto. L'interessa qualche particolare? Gli impennaggi di coda. Avrete delle fotografie degli impennaggi di coda? Ecco, ora che ci penso, non sono stati ritrovati gli impennaggi, ma è una cosa molto naturale. L'aereo, appena toccato il terreno, è esploso. I pezzi erano tutti sparpagliati, c'è una vegetazione molto folta. L'indagine arriverà... Grazie, signor Fisher, non ho bisogno d'altro. Va bene. Mandiamo uno nel Labrador a cercare in quella terra abbandonata da Dio un pezzo di impennaggi. Poi scapperemo a nasconderci quando i contribuenti verranno a bastonarci. Non una volta riesco a prendere una decisione, sicuro di far bene. Però le dico una cosa. Per me uno scienziato è sempre un po' matto. La linea di separazione fra il genio e la pazzia è così tenue che è difficile capire da che parte uno si trovi. Tchaikovsky un giorno si mise a mangiare i pesci rossi di una vasca e Molière all'improvviso scoprì che stava meglio a testa in giù.
Abbiamo avuto dei casi anche qui. È perfino stato pubblicato dai giornali che un nostro scienziato andava in giro pizzicando le donne. E adesso questa ONU ci informa che i reindeer andranno a pezzi dopo 1400 ore di volo. Nemmeno un minuto di più. Lo dicessi io, mi rinchiuderei però. Quanto ci vuole perché quella macchina infernale dimostri qualcosa di positivo? Molte settimane. Ah, non la faccia più fermare da oggi. E metta qualcuno a calmare i vicini quando arriveranno. Sì, signore. Quante ore di volo hanno fatto gli altri reindeer? Oh, non molte, direttore. Quello del Labrador era il prototipo della serie, perciò aveva volato tanto. Gli altri sono stati consegnati alle aviolinee nuovi, ne avranno fatte finora 500. Questa è una piccola consolazione. Non mi sarebbe piaciuto dover dire a tutte le aviolinee di fermare gli aerei per un dubbio di onei. Beh, arrivederci. Ma un momento. Lei lo sa chi manda al Labrador, eh? Già, il professor Honey. Ci mando proprio lui, nella speranza che il cambiamento d'aria gli faccia bene. E poi lui sa meglio degli altri quello che cerca. Lo faccio partire appena possibile, eh? Vado subito a dargli la notizia. Passeggeri dell'aereo 26, per Gander e Montreal. Prepararsi a presentare i biglietti al controllo. Recarsi al cancello per l'imbarco sull'aereo. È il mio questo? Sì, deve andare da quella parte. In quella borsa c'è tutto il suo guardaroba. Non direi che spende molto per l'abbigliamento. Allora, buon viaggio, professore. Ci penseremo noi a Elizabeth. Oh, grazie. Ci penseranno loro a te, cara. Sì, papà. Li hai presi i sandwich? Sì, sì, ah, li ho presi. Formaggio, burro e c'è anche un po' di tonno. Ciao, papà. Ciao, cara. Ho dimenticato il fazzoletto. Abbiamo dovuto fare tutto così in fretta. Signor Holter e signora. Eccoci. Grazie. Andiamo. Il suo nome, per favore? Honey. Teodoro Honey. Mi vuol favorire il suo biglietto? Miss Tisdale. Ah, sì. Miss Tisdale. Grazie, signora. Oh. Indossare le cinture. Si prega di non fumare durante il decollaggio. Non si fumi. Indossare le cinture di sicurezza. Subito. Si tolga pure il cappotto, starà più comodo. Così. L'aereo non è completo oggi. Può appoggiare la sua roba su questo sedile se vuole. Oh, grazie. Si metta la cintura, per favore. Come? Gliela metto io. Ecco, così non potrà cadere. Le va bene? Sì, grazie. Lei è molto gentile. Appena decollato verrò a farle un po' di compagnia, vuole? Grazie. In qualsiasi cosa della quale abbiano bisogno. Tutto quello che vorranno mangiare o bere è offerto dalla compagnia. E per quanto a noi personalmente dispiaccia, le mance sono proibite. Grazie e benvenuti a bordo. Prego, Miss Tisdale. Grazie. Ha bisogno di qualche cosa? Niente, per ora, grazie. Prego. Questa la può levare adesso. Così starà molto più comoda. Questo è per abbassare lo schienale. E questo l'interruttore della luce per leggere. Fra poco serviremo il pranzo, ma prima vuole una tazza di caffè o di cioccolata? Io... Abbiamo anche del latte se lo desidera.
Grazie, mi basta un po' di caffè. Mi sono portato dei sandwich che ha fatto mia figlia. Oh. Si chiama Elizabeth. Allora saranno certo molto migliori dei nostri. Oh. Non si è portato anche il caffè per caso? No. Glielo porto su. Miss, senta, sa mica, non è Monica Tisdale quella con cui parlava adesso? Sì, è proprio lei. Fa spesso la traversata con noi, come tutti gli attori del cinema. Oh. È un suo ammiratore? Oh, no, non questo. Io poi non ci vado mai al cinema, sin da quando è... sono anni che non ci vado. Vuole che le chieda un autografo per lei? Oh, no, no. Poi io non ho un album, io non la vorrei disturbare. Come no. Preferisce. Ora le porto il caffè. Oh, mi scusi. In tutti i viaggi c'è sempre qualcuno che vola per la prima volta. Pare impossibile. Si è portato i sandwich. Il comandante non trova più il suo binocolo. L'ha lasciato qui per caso? Guarda un po' se lo trovi, Peggy. È un bel guaio. Per poco urtavamo una nuvola. È inutile, Dobson. Tanto Peggy non se le beve più. Si è emancipata. Se vuoi caffè, prenditelo da te, perché noi, i secondi piloti, non li serviamo. Ah, ma è un ammutinamento questo. Qual è lo scienziato? Che scienziato? Quello del centro sperimentale. Ce l'hanno detto per radio. Il comandante li vuole far visitare l'aereo, sai, cortesia professionale. Come si chiama? Teodoro One, che nome buffo. Non mi dire qual è, scommetto che lo riconosco. Secondo me è quello coi capelli lunghi lì a destra, a metà sala, ne ha tutta l'aria. Signor Oney, numero 21. Ben visto? Che occhio. È del centro sperimentale. Bella figura ho fatto. Gli ho parlato come se non avesse mai visto un aereo. Andiamo ad intervistare questo genio. Speriamo che non parli in cifra. Lasciagli bere il caffè. Va bene. Beh, allora tornerò a prenderlo fra un po'. Speriamo che non mi faccia qualche domanda imbarazzante durante la visita. Il caffè, professore. Io non sapevo che lei fosse un tecnico dell'aviazione. E pensare che prima le parlavo come se lei non avesse mai volato. Infatti non avevo mai volato. Io mi intendo di aerei, ma solamente quando sono a pezzi. Lei è certo un personaggio importante. Il comandante ha mandato a dire che vorrebbe farle visitare l'aereo. È un privilegio. Lo concedono a pochi. È molto gentile da parte sua, ma... È interessante, sa. Questi rendir sono magnificamente attrezzati. Hanno anche il radar. Ma è un rendir questo? Sicuro. Non vede com'è nuovo ancora? Allora lo vedrò con molto piacere. Verrà a chiamarla il secondo pilota. Ma non c'è fretta, mangi pure i suoi sandwich. Questo qui indica la pressione in cabina. Ora si vuole accomodare di qua? Grazie, comandante. Prego. Venga pure. Questo è il pannello dei motori. Lui vede se un cilindro non accende anche una sola volta e vede quale. Insomma, credo che qui potrebbe anche vedere se la sua ragazza è con un altro. Ora, stia attento. Trovato, Mac? Sì. C'è un'interruzione sul circuito di blocco del carrello. Il radar di navigazione, il giro pilota, la giro bussola, radio goniometro. Permesso. E qui c'è il duplicato del pannello che sta davanti al posto del pilota. Certo che la sicurezza degli aerei è molto aumentata adesso. Per forza. Pensi che noi non usiamo mai motori revisionati. Ne mettiamo di nuovi ogni 600 ore. Dei veri gioielli. Beh, sono un po' sorpassati ormai. Per me sono ottimi. Mai avuta la minima noia. E sono già i terzi. Finirò col perdere il posto se non succede mai niente. Questo non credo che possa accadere. Li avete cambiati 3 volte? Sì, 3 volte. Ma i rendir sono in servizio da poco. Sì, è vero. Ma siccome era un tipo nuovo, la compagnia ha voluto che questo eseguisse prima molti voli di prova. Siamo anche andati varie volte nel Sud America. Ma quante volte? Parecchie. Ma può dirmi con esattezza quante ore ha volato l'aereo? Ah, certamente. È tutto scritto. Dunque, 1422 ore. Vuol sapere altro? Ma io... No. Abbiamo gli indicatori doppi anche per... Lascia andare. Adesso sa come è fatto un aeroplano? Signor Dobson, devo parlare subito al comandante. Il comandante è occupato, professore, ma se ha bisogno di qualcosa... Per favore, dica al comandante che ho ragione di credere che quest'aereo sia in grave pericolo e che gli voglio parlare immediatamente. Ma, proverò.
Beh, professore, che cosa succede? Mi dicono che c'è qualcosa che la disturba. Comandante, bisogna tornare immediatamente indietro perché quest'aereo è in grave pericolo. Ah, sì? Ma di che si tratta? Io ho una mia teoria sulla degenerazione dei metalli. I calcoli da me fatti su Rendir dicono che dopo 1440 ore di volo gli impennaggi cederanno. Ora, siccome... Sì, capisco, ma questo succede in teoria. Le posso assicurare che l'ho approfondito molto questo studio. Questo aeroplano ha già volato 1422 ore. Il disastro può avvenire all'improvviso. Professore, lei forse non sa il rigore dei regolamenti imposti all'esercizio di un avioline. Ma... Gli aerei vengono verificati ogni viaggio. Ma questa è una cosa del tutto nuova, comandante. Questo è... Qui nessuno sapeva niente finora. Però mi sembra impossibile che un fatto del genere potesse essere ignorato dalla società. Mi dica, è stata accettata la sua teoria? Ecco, non è stata provata, se è questo che voleva sapere. Ed è perciò che vado nel Labrador per fare un'inchiesta. Labrador? Su quel disastro. Quell'aereo è precipitato dopo 1407 ore di volo. Quindi meno delle ore di volo fatte dall'aereo su cui ci troviamo. Ed è dipeso dagli impennaggi. Gli impennaggi non sono mai stati trovati. Ogni minuto che noi aspettiamo può essere... In definitiva, quindi, a parte le circostanze di quel disastro, il resto per ora è soltanto una sua teoria. Senta, professore, andiamo insieme a ispezionare tutto il reparto pompiere. Ma non servirebbe a niente. Accadrà all'improvviso, fino a un certo momento tutto procederà in modo normalissimo. Ma un momento dopo, di colpo, la natura del metallo sarà cambiata. E gli impennaggi si staccheranno senza alcun preavviso, capisce? E precipiteremo senza speranza di salvezza. L'unica cosa da fare, dia retta a me, è invertire la rotta, fermare i motori interni per cambiare la frequenza delle vibrazioni e atterrare al più vicino aeroporto. E se non lo fa, comandante, quest'aereo finirà nell'oceano e noi tutti moriremo. Capisco. Farò così allora. Informerò Londra di quanto lei mi dice e se sarò autorizzato tornerò indietro. Intanto vuol dire che fermerò i motori interni, come lei ha detto, assumendo naturalmente tutta la responsabilità del ritardo. Però non credo che all'aeroporto ci sia qualcuno che possa decidere in merito. E a quest'ora anche il direttore non sarà facile trovarlo. E allora auguriamoci buona fortuna. Me ne sono capitate di cose strane nella vita, ma questa le supera tutte. Chiama un po' l'aeroporto di Londra, Peter. Non rinuncerei a scaricare questa bomba alla direzione per un milione. Giusto. Così avranno qualcosa a cui pensare. Finalmente. Radio Londra, da aereo 26. Radio Londra, da aereo 26. Posso andare, comandante? Sì. Radio Londra, da aereo 26. Basso. Ehi, Margaret, sai la notizia? Lo scienziato è impazzito. Ti vendichi perché non hai saputo rispondere alle sue domande? Ma lo sai cosa ha detto? Che stiamo per perderci la coda. Ma va! Ti do la parola d'onore. Dì, tienilo d'occhio che non diventi violento. Però non si direbbe a vederlo. Dà la colpa alle vibrazioni. Che razza di ingenuo. Io farei vibrare lui. Nel caso suona il campanello. Permette che guardi un momento. Si accomodi. Posso fare qualcosa per lei? No, no, no. Grazie tante. Ma dimmi, che cosa sta facendo? Oh, si vede che gli è piaciuto tanto l'apparecchio e che lo vuole rivedere. Caffè, comandante? No? No, 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 grazie, non adesso. Volevo prendere delle sigarette in valigia.
signorina. Signorina. Lei è l'attrice Tisdel, vero? Io mi chiamo Honey, Teodoro Honey. Scusi se la disturbo, ma le dovrei parlare. Si accomodi. Con molto piacere. Io ho sempre... Mia moglie ed io abbiamo sempre... Io ho sempre avuto della gratitudine per lei. I suoi film piacevano molto a mia moglie e per questo le voglio parlare. È molto gentile. No, vede, ecco, permette? Certo. Si tratta delle condizioni di questo aereo. Qui sta per avvenire un disastro irreparabile. Ho una gran paura che la coda si stacchi da un momento all'altro. Ora, quando succederà, ma può non darsi è che... sicuro. Sì, quando succederà, può darsi che ce ne sia il tempo. Lei vada nella toilette e si sieda per terra. Il compartimento è molto robusto perché dall'altra parte c'è inchiavardata la cucina elettrica. Ora, se lei non muore in seguito all'urto, cerchi di uscire da un portello, si attacchi a una zattera e forse la vedranno quando verranno a cercarci. È tutto molto interessante. Vado nella toilette. Sì. Mi siedo per terra. Secondo questi miei calcoli senta, si dovrebbe... Senta, professore, la signorina Tisdel è molto stanca. Sarà meglio lasciarla riposare per adesso. Ma sì, io... sono molto stanca, ma grazie lo stesso, professore. La prego, professore. Ma io volevo soltanto aiutarla. Grazie, professore. Sarà per un'altra volta. Non doveva farlo questo, professore. Lo so che non doveva. Non deve spaventare i passeggeri. Potrebbe crearsi del panico. Mi prometta di non farlo più. Non lo faccio più, glielo prometto. Lo so che lei è preoccupato. Posso fare qualcosa per lei? Gliel'hanno detto, vero? Sì, sono stata informata. Mi scusi di tutto il disturbo che le sto dando. Oh, no, professore, lei non mi dà nessun disturbo. Soltanto che... Lo potrei dire a lei quello che stavo dicendo a Miss Tisdel. Lo dica pure, se questo può farla stare meglio. Prima di tutto io so più di lei e del comandante quello che può succedere a questo apparecchio. E se succederà, passeranno poco meno di 3 minuti e poi andremo tutti a finire in mare. Ora, in un solo posto di questo apparecchio esiste la probabilità di non morire sul colpo. Venga con me. Appena sente qualcosa, venga qui e si sieda per terra con la schiena contro questa paratia. Vede questa paratia... Aspetti, guardi. Questa paratia è molto robusta perché la cucina è inchiavardata al pavimento. Io volevo dirlo a Miss Tisdel perché sento della gratitudine per lei. Ma ora ne ho parlato a lei e non lo dico a nessun altro. Io la ringrazio molto del suo interessamento, professore. Era un pezzo che nessuno si preoccupava di me, ma... È sicura di ricordarsi bene quello che le ho detto? Me ne ricorderò, ma non posso prometterle di farlo. Io appartengo all'equipaggio e avrei molte cose da fare in quei famosi 3 minuti, ma grazie lo stesso. Lo faccia se può. Vedrà che non accadrà niente, professore. No. Ma in ogni caso, che cosa ci possiamo fare noi? La prego, professore, non stia più in pensiero per me. Cerchi di riposare un po' adesso. Proverò. La crisi è passata, Miss Tisdel. Vedrà che non l'importunerà più. Ma che cos'ha quel poveretto? Voleva rendersi utile a lei in qualche modo, ma certo ha delle idee molto strane. Altro che strane. Voleva che mi sedessi per terra nella toilette. Io mi domando se è una cosa sensata questa. Voleva indicarle il posto più sicuro nel caso di un incidente. Ed è il più sicuro? Sì, credo che in questo abbia ragione lui. Ma allora potrebbe aver ragione anche della faccenda della coda. Chi è? Un passeggero qualunque, uno studioso, mi dicono. Sono spesso un po' strambi. Oh. A volte l'alta quota influisce in modo notevole sul sistema nervoso dei passeggeri e può darsi che abbia influito anche sul professore, ma ora è tranquillo. Ma non lo sono io. E le assicuro che non è la quota che influisce sui miei nervi. Miss Tisdel, non c'è nessun motivo ad allarmarsi. Il nostro comandante ha una lunga esperienza. Senta, signorina. Il professore dice che l'aeroplano cadrà. Il comandante dice di no. Lei non conta perché deve dire quello che dice il comandante. Quindi per me... Hanno fermato i motori interni, può hanno darsi che... Hanno fermato i motori interni? Allora vuol dire che gli credono. Ma signorina, io ho detto solamente un che... Un momento. Se dovrò presentarmi al buon Dio, è meglio che lo sappia prima. Faccia una cosa, signorina. Mi porti un caffè al posto accanto al professore. No, ho faticato tanto per farlo star buono. Ma io non voglio che stia buono. Voglio farmi dire come stanno esattamente signorina, le cose. Prego. Mi vada a prendere il caffè. Professore... Prima ero mezza addormentata e non ho capito molto bene quello che mi diceva. Posso sedermi un momento? S'accomodi. Grazie. Vuole una sigaretta? No, grazie. Lei è uno scienziato, vero? Vuole una mentina?
Ventina. No, grazie. Sì? Sta bene, riferisco. Dice che non possono ordinarci di tornare, che non ne sanno niente della faccenda della coda. Stanno cercando qualcuno dei pezzi grossi della compagnia, ma ci vorrà un po' di tempo. Dicono che decida lei per il momento. Hanno detto di guardare se avvistiamo una barca. Si tratta di un pazzo che vuole attraversare l'oceano da solo. Va bene. Non risponde. Se lo vediamo, gli domandiamo se ha buccato una gomma. Quindi è evidente che ci vuole una velocità di 420 miglia all'ora per riportare le forze in equilibrio, il che si può ottenere con un angolo di discesa di 7 gradi approssimativamente, e questo ci permetterebbe di non cadere come un sasso, ma naturalmente l'urto sarebbe formidabile. Ho capito. Anzi, non ho capito niente. Ho capito però che quando lei fa un ragionamento lo porta fino in fondo. Ma il comandante? Lui dovrebbe capirla. Perché non torna indietro? Beh, in un certo senso io lo comprendo. Vede, tutto questo può sembrare molto improbabile se uno non ha studiato bene l'argomento. Che ne direbbe se andassi a parlargli io? No, no, non servirebbe a niente. E poi ormai dobbiamo già essere sul punto senza ritorno. Il punto senza ritorno? Quello equidistante sia dall'arrivo che dalla partenza. Oh, credevo qualcosa di molto peggio. Signorina, vuole che glielo porti al suo posto il caffè? No, lo metta lì sopra. Anzi, facciamo così. Andiamo laggiù in fondo. Laggiù potremo parlare senza disturbare nessuno. E poi potrò pregare con più raccoglimento. Permette? Sì, signorina. Così la smetteremo di pensare dove dobbiamo sederci. Venga, professore. Ecco il punto. Siamo a metà strada. Va bene. Peter, se dovessero chiamarci da Londra, dica pure che non ho più bisogno di sapere da loro se devo tornare indietro. Sì, signore. A Gander vedremo. Io avevo un canarino che non aveva coda. Volava lo stesso. Non credevo che facesse questo effetto trovarsi di fronte alla morte. Il mio cervello lavora molto più velocemente, come per mettersi in pari di tutto il tempo che ha perduto. Tutte quelle persone, chi lo sa? Quali di loro sarebbe bene salvare se si potesse? E quali sarebbe male? Lei a cosa pensa? Ma non lo so, io non ho mai pensato cose simili. Ah, già. Non ha avuto tempo, aveva troppo da fare con la tavola pitagorica. Però poco fa posava a Domine Dio. Perché ha scelto proprio me quando pensava di salvare uno? Perché lei non deve morire. Per questo, per il lavoro che fa, deve continuare a farlo. No, il mio lavoro. Non credo proprio che valga molto. Un mucchio di celluloide destinato ad andare al macero. È stato interessante, ma adesso basta. Il suo lavoro piuttosto. Se fosse finito, questa e chissà quant'altra gente non morirebbe in simili circostanze. Il suo lavoro merita d'essere finito. No, io avrei scelto lei. Lei è veramente gentile a dire questo, signorina, ma io sono certo che il mio lavoro non andrà perduto. Lo finirà un altro, sulla base delle mie esperienze. Lei non ha famiglia? Sì, ho Elizabeth, è la mia bambina. Ah, una bambina? Sì. E allora perché non vuole salvarsi? Oh, io non volevo dire che non mi piacerebbe vivere, ma... Anzi, io voglio molto bene alla mia bambina. Io avevo pensato anche a questo, sa. Io ho 12 anni ora. Ho un carattere già formato. Il merito è stato di Mary. Mary era mia moglie. Io preferirei non dover morire ancora, ma... Se la caverà bene anche da sola, è una ragazza di buon senso. Certo, anch'io ho saputo guidarla in moltissime cose perché, sa, è molto più precoce di tutti gli altri ragazzi che io abbia conosciuto e ha una notevole disposizione per la cristallografia. Me ne rallegro con lei. Che cos'è? Oh, è una cosa fondamentale. Non ho mai capito perché non l'insegnino nelle scuole. Certo che io le ho insegnato quasi tutto quello che ha bisogno di sapere nella vita. Possiede un portacipria. Un porta che? Un portacipria. Ah, un portacipria. Ma non lo so perché. Lascia andare.
siamo? No. Ogni minuto è come una specie di regalo che ci fanno. Sai che stavo pensando poco fa? A quando sarò commemorata. Che bella cerimonia faranno. Lei ha famiglia, signorina? No. Neanche un marito attualmente. Ma ho l'impresario. Oh, che dolore sarà per lui. Pensi che perde 5 anni di percentuale. E poi ce lo rincolvino. Come piangerà, poverina. Farà una scena commoventissima. E poi si farà dare la mia parte nel film che dovevo girare. Perciò non provo quello che credevo di provare. Avrei smesso già da un pezzo di lavorare se avessi saputo come impiegare il tempo. Ho avuto 3 mariti, ma non ho mai avuto un figlio. Tutto sommato è stato meglio così. Forse è la provvidenza che ci ha pensato per tempo. E questo tuffo nell'Atlantico è quello che ci voleva per farmi smettere una volta per sempre. Se no, sarei finita con qualche grosso fiasco. No, no, lei non se l'immagina quanta gente ha fatto del bene. Anche a Mary, mia moglie. Lei lo sa che eravamo stati a vedere un suo film la sera prima di quel bombardamento. E ne avevamo parlato a lungo poi a casa. Le ha fatto passare bene l'ultima sera. E questo è qualche cosa, signorina. Quando andavamo al cinema insieme, uscivamo subito se a uno dei due il film non piaceva. Beh, non l'abbiamo mai fatto con un suo film. Questo, professore, non è forse il miglior complimento che mi sia stato fatto, ma il più gradito. Per questo io volevo salvarla, per sdebitarmi in qualche maniera. Dice sul serio, vero? Voi altri scienziati inventate sempre un sacco di cose. Inventate un trucco più resistente. Oh, beh, questo sarebbe un po' fuori del mio campo. Oh, già. Abbia pazienza, è questione di un minuto. E grazie di ciò che ha detto. Non si vede ancora niente. Eppure dovremmo esserci. Terranova dovrebbe essere da queste parti, a occhio e croce. Che ritardo abbiamo? 1 ora e mezza circa. Allora sarà bene che li vada a svegliare. No, li lasci. Con questa nebbia non possiamo atterrare. Devo aspettare una schiarita. Ah, speriamo bene. Vuole un caffè, comandante? No. In moto i motori interni. Tienili al minimo, però. Sì, signore. Tra quanto? Mezz'ora, più o meno. Ah, allora li posso svegliare. Ah, mi porti quel caffè adesso, grazie. Subito. Pronti, comandante. Chiama l'aeroporto. Di che sgombrino la pista perché non posso aspettare neanche un minuto. Bene. Dice che deve atterrare subito. Che cosa? Mo, chi lo sa, non ci ho capito niente. Mettiti in contatto con l'aereo 32 e digli d'aspettare. Io mi occupo del 26. Tra 20 minuti si atterra. Desidera del caffè? 20 minuti. Siamo arrivati. Ma allora non siamo morti? No, ed è una bellissima notte. È vero, ci sono le stelle. Io torno al mio posto. Vuole una tazza di caffè, professore? No, grazie. Lei non ha dormito affatto, vero? Come vede, non era il caso di preoccuparsi. Siamo arrivati oramai. Siamo stati fortunati. Torni al suo posto e indossi la cintura di sicurezza per l'atterraggio. Sì. Carrello. Ricevuto. Si ricordi che il blocco di sicurezza del carrello non funziona, comandante.
Fuori il flap. Sì, signore. Sembra che non abbia niente, non so perché avesse tanta fretta. Ha ragione. Siamo arrivati, come vede. Forse avrà fatto una moltiplicazione mentre doveva dividere. Mr. Smith, Miss Isdell. Quanto tempo ci fermiamo? Circa mezz'ora, signore. Grazie. Desidererei una tazza di caffè. Sì, c'è il ristorante. Grazie. Professore, venga con me per favore. Venga anche lei, Miss Cordes. Che cosa c'era, comandante? Niente per me da Londra. No, comandante. Già, sarebbe stato troppo bello. C'è l'ispettore della compagnia? Starà dormendo a quest'ora. Beh, lo svegli. Voglio che il mio aereo sia verificato come nessun aereo lo è mai stato. Tutti i bulloni, uno per uno. Dobson. Comandi. Avverti i passeggeri che partiremo in ritardo. Sì, signore. Signorina. Comandi. Se come ritengo non verrà riscontrata alcuna avaria, sotto la mia responsabilità lascerò qui il professore, poiché considero pericolosa la sua presenza a bordo. E disporrò perché tutti gli aerei che lasciano il campo siano debitamente informati. Intanto, sotto la sua responsabilità, il professore non dovrà comunicare con nessuno. Non voglio che metta in agitazione i passeggeri con dei timori infondati. È chiaro? Sì, signore. Va bene, andiamo. Lo sa che mi sembra di essere una guardia e non mi diverte molto. Non vorrei farle avere altre noie per me, signorina. Dove vuole che vada? Andiamo in un ufficio. Venga, cerchiamo di renderlo un arresto cordiale, perlomeno. È vero che ci sarà tutto questo ritardo, signorina? Ci sarà un lieve ritardo. Il comandante vuole una verifica, ma è cosa da poco. Professore, hanno detto 2 ore e ce ne staremo almeno 3. Questo ritardo mi fa perdere dei milioni. Un caffè, per favore. Il più bello è quello in cui ammazzava suo marito. Mi è piaciuto molto. Sì, era un discreto soggetto. Qui ci staremo benissimo. Le vado a prendere qualcosa da mangiare. Vuole delle uova al prosciutto? Sì, quello che lei vuole. Le consiglio di non uscire di qui, professore. I passeggeri sono molto contrariati del ritardo. Se sanno che è colpa sua, potrebbero dirle delle cose spiacevoli. Farò come lei desidera, signorina. Bene, torno fra un istante. Scusi. Le ho preso la borsa sull'aereo. A lei piace viaggiare leggero, a quanto pare. Crede che ripartiranno? Credo di sì, a meno che non trovino qualche guasto. Mangi, se no si raffredda. Ma non lo possono trovare il guasto, gliel'ho già spiegato, perché la gente crede sempre di sapere tutto. Pensa davvero che l'aereo precipiterà anche se non trovano nessun guasto? Ma sicuro che precipiterà. Io gliel'ho detto. Adesso tocca a lui a decidere. Una cosa vorrei che mi spiegasse. Come fa ad esserne tanto sicuro? Aveva detto che sarebbe successo stanotte. Lei ha ammesso che la teoria non è provata. Eppure ne sono sicuro. Sono arrivato agli stessi risultati con 3 procedimenti diversi. Certo non è provato perché l'esperimento è ancora in corso. Ecco, io... Allora se il comandante ripartirà, partirà anche Miss Tisdell. Immagino di sì. Io... Eppure per un po' mi ha creduto ieri sera quando... Ma ora non mi crede più. Forse la cosa migliore sarebbe che lei discutesse col comandante e che insieme a lui decidesse se questa coda si staccherà o no. Su, diventa freddo. L'aereo del Labrador, quello è stato una prova, mi sembra.
Anche lì c'era un assistente di volo, vero? Sì, due, le conoscevo tutte e due. Ma perché non mi crede, signorina? Lei è tanto gentile, poi lei... Lei deve vivere, deve sposarsi, avere dei bambini, lei sarebbe una buona mamma. Le sono molto grata di queste parole, professore. Il suo interessamento è una cosa che mi commuove profondamente. Vede, io non andrei se non altro per non vederla preoccupata, ma è il mio lavoro e, visto che l'aereo deve ripartire, non starebbe bene che io lasciassi andare soli i passeggeri. Ha capito adesso? Ma vedrà che andrà bene se lo dice il comandante. Il comandante ha una grande esperienza di aerei. Su, mangi qualche cosa, si sentirà meglio dopo. Va bene? Attenzione, attenzione, i passeggeri dell'aereo 26 si tengano pronti a imbarcarsi. L'apparecchio decollerà fra 20 minuti per Montreal. I passeggeri si tengano pronti ad imbarcarsi. L'apparecchio decollerà fra 20 minuti per Montreal. Allora, sarà meglio che vada. Non la chiudo se mi promette di non rivolgere la parola ad alcun passeggero. Prometto. Allora, rivederla, professore. Ci rivedremo a Montreal. E non stia in pensiero. Non spostare la leva quando l'apparecchio è a terra, perché visto che il blocco non funziona, la ruota rientrerebbe. Ci metterò una persona di guardia. Che cosa vuole lei? Comandante, non parta, comandante. Già che è qui, mi stia a sentire. Ho riferito all'ispettore ciò che lei mi ha detto. Se ha qualche cosa da aggiungere, me lo dica adesso. Così sente anche lui. Sì, signore, io non ho niente da aggiungere, comandante. Visto che Londra non prende la sua teoria tanto sul serio da fermare l'apparecchio, io partirò per Montreal. E la prego di andarsene subito. Comandante, non deve decollare con quest'aereo. Non può farlo, mi deve credere. La matematica è una scienza esatta. Me l'ha già detto, professore. Finirà come quello del Labrador e tutte le persone che sono a bordo. L'equipaggio... Adesso basta, professore! Non tocchi quella leva! Ogni corrente! Ha distrutto un aereo. Vigliacco scemo! Fermo tu! Perché l'ha fatto uscire? Lo porti via prima che i passeggeri scoprano che è stato lui. Venga, venga con me, professore. Gliel'ho spappolato. Gliel'ho spappolato come un pomodoro. Ho l'impressione che non volerà per un pezzo quello. Credo che non ci siano dubbi in proposito. Ma perché? L'ha combinato lui quel guaio? È stato proprio lui. Vedo che non esita ad agire quando è sicuro di una cosa. Volevano partire, lì c'era la leva pronta e allora io l'ho tirata. Del resto, se era certo che l'aereo sarebbe precipitato, ha fatto bene. Ho cercato di convincerli, non hanno voluto starmi a sentire, la leva era proprio lì e io non ho fatto altro che... Che tirarla? Esatto, ma un apparecchio ecco. Non costa un sacco di soldi. Oh, un'enormità di soldi se è per questo. Vedrà che inferno farà la compagnia. Oh, ho paura anch'io. Chissà che cosa mi faranno, io non l'avevo mai fatta una cosa del genere in vita mia. Né lei né nessun altro. Questa è una specie di record mondiale. Non si può dire che l'abbia fatto per se stesso, perché lei non doveva nemmeno partire. È un po' come la faccenda della toilette moltiplicata per un milione. Senta, lo tenga qui perché credo che i passeggeri siano un po' eccitati. Io vado a consigliare un po' di calma. Dopotutto le devo essere grata. È molto gentile a non essere in collera per il ritardo. Oh, c'è il compenso. Così ho assistito a un record mondiale. Non so se essere contenta o no di non aver chiuso la porta, ma non immaginavo che avrebbe fatto questo. Neppure io l'immaginavo. La compagnia sarà molto contrariata. Ho paura che lei sia un po' ottimista in proposito. Chissà cosa diranno al mio stabilimento. No, magari li avviso di quello che ho fatto. Immagino che lo sapranno comunque. Uh-huh.
Figuriamoci i titoli che compariranno domani sui giornali di tutto il mondo. Oddio, allora lo saprà anche Elizabeth. Chi lo sa che penserà di me? Senta, professore, noi dell'equipaggio verremo rimandati a Londra quando i passeggeri avranno proseguito con un altro aereo. Vuole che vada io a trovare la sua bambina e ad assicurarla che lei sta bene? Oh, gliene sarei molto grato. Chissà cosa le andranno a raccontare. Qualunque cosa le dicano, sono certa che capirà. Oh, beata lei. Io ritengo che sia doveroso per coloro che trovano questa faccenda anche vagamente divertente spiegarla a quelli che non la trovano tale. Le chiedo scusa, direttore, ma questo fatto di Oney che fracassa l'aereo è molto buono. Sarà, ma in questo momento non mi diverto per niente. È una cosa senza precedenti. Mezza Inghilterra mi ha telefonato oggi. Se un altro amico o nemico che sia mi chiama per chiedermi se ho saputo che Oney ha fracassato un quadrimotore di linea rientrando nel carrello a terra, io non so che provvedimento devo prendere. C'è al telefono Lord Moon, il presidente dell'aviolinea. Le ho detto che non voglio parlare con nessuno. Dice che le vuol parlare assolutamente, qualunque cosa faccia. Io che vita. Pronto? Sì, mi faccia parlare. Hanno telefonato anche questi altri. Ma che bellezza. L'altra mezza Inghilterra si sveglia. Il ministero, la RB, il tesoro e tutti i giornali dell'impero britannico. Pronto? Sì, pronto. Pronto, milord, sono lieto di sentirla. Ah, si figuri se non me l'hanno detto. Per ora non le so dire niente, lo faremo tornare per l'inchiesta, naturalmente. E allora può darsi che la... Ah, questo non possiamo dirlo, milord. No, non possiamo asserire che si tratta di un caso di pazzia, almeno per ora. Sì, me ne rendo conto benissimo, ma non ci si guadagna niente perdendo la calma. Bisogna... Pronto? Pronto? Cos'è quella roba? Pensavo che volesse vedere i giornali. Non lo so neanch'io. Divertiamoci. David e Golia. Il professor Honey, novello David, abbatte un rendir da solo. Lo chiamano il cavaliere senza macchie e senza paura delle aviolinee. Diceva Lord Moon che non c'è oro sufficiente a riparare il danno fatto all'aviazione inglese da questo episodio che fa dubitare della sicurezza dei suoi aerei. Dice che vuole che sia fatto venire subito a Londra. Assolutamente non vuole che metta piede su uno dei loro apparecchi perché ha paura che demolisca anche quello. Lo farò portare da un bombardiere, sono abituati ai pericoli. Comunque bisogna far presto, direttore. Naturale, questa inchiesta è urgente, se non c'è lui... C'è Miss Teasdale in anticamera. Teasdale? E chi sarebbe? Miss Monica Teasdale, l'attrice del cinema. E che diavolo vuole da me? Le dica che mi scusi, ma che... vedo un po' lei, maggiore. Dice che si tratta del professor Honey, era sul famoso apparecchio. E come mai è qui? Va bene, le dica ad aspettare un momento. Signori, su un solo punto non ci sono dubbi. Bisogna mandarci un altro nel Labrador. Perché questa benedetta inchiesta non possiamo farla senza Honey. Ma per amor del cielo, questa volta mandiamoci qualcuno che sappia quello che si fa. Basta, scienziati. La mia modesta opinione, milord, è che l'incidente non debba condurci alla conclusione che gli scienziati non sanno quello che si fa. Non era uno scienziato quello che fece il bagno in una fontana pubblica e susseguentemente concepì la brillante idea di pizzicare le donne per la strada? Mi permetto di ricordarle, milord, che lei aveva promesso di non menzionare più questo episodio. Sì, va bene, basta. Per oggi non c'è altro da fare se non scoprire come c'entrano le attrici in questa faccenda. Johnson, sì, preghi la signorina di salire. Sì, signora. Signor Scott, resti pure lei. Buonasera, signore. Signor direttore... Buonasera. Buonasera. Milord. Fortunatissima, milord. Mi scusi se la disturbo. Per carità, signorina, le presento il signor Scott. Molto piacere. È il suo capo ufficio, vero? Mi ha parlato a lungo di lei. Si accomodi, prego. Grazie. Sbaglio, ci hanno detto che lei era sull'aereo col professor Honey. Esatto. Allora, come mai si trova qui adesso? È atterrato un aereo diretto a Londra e l'ho preso. Se volessero sapere perché sono qui, sarei imbarazzata. Ha qualcosa da dire da parte di Honey? No, non sapeva che venivo qui. E saremmo molto grati, signorina, se ci potesse dire com'è andata veramente. Volevano partire sebbene lui li avesse avvertiti. Lì c'era la leva e così l'ha tirata. Avrebbe dovuto vedere quello che è successo. Io credo che sia la prima volta che si verifica una cosa del genere. Fortunatamente. È molto che conosce Honey. No, l'ho conosciuto sull'aereo poco dopo la partenza. Era venuta a dirmi che eravamo in pericolo. Ma perché spaventarla quando poi non avrebbe potuto farci niente? Qualcosa potevo farci, secondo lui. Ma ha detto le sue ragioni e a me sono bastate.
A lei sono bastate. Le ha spiegato la sua teoria, per caso? Sicuro? E io gli ho creduto. Ma l'ha capita? Neanche un po'. Non ci capisco niente. Ah, non è difficile, milord. Io non conosco la matematica, ma vedo quando un uomo è sicuro di quello che dice. Mi fa accendere? Subito. Lei permette? Ma certo. Io non ho capito niente della teoria, ma ho capito parecchio del professor Honey. E so che non è pazzo, come stanno dicendo tutti. Sarà ridicolo, ma è coraggioso, ed è buono, è leale. Ed è convinto di ciò che dice. Mi rendo perfettamente conto che molte cose si potrebbero risolvere sacrificando lui. Basterebbe dire che è pazzo e buonanotte. Perciò ho voluto parlare coi suoi superiori, per vedere se lo aiuteranno. Qualcuno lo dovrà pur fare. Miss Tisdale, io l'ammiro sinceramente. L'ammiro per questo suo straordinario atto di fede. Ma una cosa le dico. Non so se il professor Honey abbia ragione, e come non lo so io, non lo sa il signor Scott. Nessuno lo sa ancora. Ma certo non appoggeremo la teoria di Honey ciecamente. C'è una cosa chiamata verità che deve trionfare. Certo non è facile scoprirla in un caso simile. Ma le prometto che faremo del nostro meglio per arrivarci. E io spero che sia dalla parte del professore. Beh, la verità è già qualche cosa. Forse è stata inutile questa mia visita, ma la rifarei. Grazie del tempo che mi ha concesso, milord. Arrivederla. 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 L'accompagno al portone. Grazie. Insomma, ci saranno guai grossi per Honey? Ho paura di sì. Non potrei fare qualcosa per lui, almeno. Dove posso trovare la bambina? Vorrei andarla a dire che il suo papà sta bene. Questa sì, una cosa che può fare. Dirò l'indirizzo all'autista. Ma prego, non si incomodi. Lo chiederò al cancello. Come arrivederla, preferisci. Signor Scott, e grazie. Arrivederla, signorina. Signor Honey? Sì che lo conosco. Mi è sembrato un po' eccitato. Non sapevo se voleva riceverlo. Direttore, sono venuto a protestare. Perché il mio lavoro è stato affidato ad altri? Andiamo nel mio studio, parleremo con più calma. Io non ho l'abitudine di andare in giro sfasciando aeroplani. E il mio lavoro abbia poi non... pazienza un istante, professore. Si accomodi di qua. Signor Scott, vuol venire con me, per favore? C'è qui un suo amico. Permesso. Buonasera, professore. Buonasera. Andiamo di qua. Quindi, per quello che riguarda noi, è una sola la cosa che dobbiamo decidere. Se far continuare a volare gli altri Rendir o no. In quest'ultimo caso li fermeremo a 1000 ore di volo. Il margine di sicurezza deve essere ampio. L'inchiesta verrà in tempo utile per poter prendere questa decisione, il che fortunatamente ci permetterà di portare a termine il suo esperimento. Anzi, c'è anche un margine. Perciò l'esperimento non può continuarlo lei. Troppo dipende da esso. Se si risolverà in un successo, la violina e tutti noi le dovremo essere grati. Altrimenti, a meno che il Labrador non ci fornisca qualche prova concreta, beh, senta, io sono franco di natura, professore, sarò esplicito. Dato che nessuno è convinto che il suo esperimento riuscirà, le avioline sono pronte per bilanciare la pubblicità negativa che i Rendir hanno subito, a diramare un comunicato che non lascia il minimo dubbio sulla loro efficienza. E a questo scopo diranno che lei ha agito come ha agito perché è uno squilibrato. E faranno convalidare la loro affermazione da uno psichiatra. In altre parole, collauderanno i Rendir, ma collauderanno anche lei. Per vedere se sono pazzo. Esatto. Ma lei crede che lo sia? No, professore, non credo che lei d'abitudine vada in giro sfasciando aeroplani, ma non ci posso far niente. Non creda che la cosa mi faccia piacere, ma non posso proibire che lei sia visitato.
cerchi di comprendere. Se io lo facessi, sembrerebbe una cieca difesa del mio personale. Lei può rifiutarsi, però. È suo diritto. No, no, non mi rifiuterò. Che mi visitino quanto vogliono. Io sarò nel mio ufficio se devono parlarmi. E lei, signor Scott, anche lei crede che... No, no, già, neanche lei può saperlo questo. Chi è? Chi c'è? Oh, professore! Oh, mi scusi tanto. Sono io, professore, Margaret Corder. Non l'aspettavamo ancora. Ero venuta a tener compagnia a Elizabeth. Molto gentile. Ma sarà stanco e non avrà mangiato per giunta. Ma veramente. Aspetti un momento che le vado a prendere qualcosa. Noi abbiamo mangiato dei gamberi a cena. Le piacciono? Ma posso fare niente affatto. Ci penso io. Lei invece vada su a vedere Elizabeth. Beh, ha notato niente di nuovo? Ma stava dormendo. Ma no, qualcosa di nuovo nella casa. Che lei è in vestaglia in casa mia? No, nella stanza. Le tende. Le tende? Ah, già. E queste da dove vengono? Sono un regalo di Miss Tisdale. Miss Tisdale? Ma perché? È qui anche lei? No, è andata a dormire in albergo. Vedesse quante belle cose ha portato a Elizabeth. Adesso si mette a mangiare. Ma per quale ragione ha fatto tutto questo poi? Cerchi di indovinarlo. Sarà contento d'essere tornata. C'è già andato al suo laboratorio? Sì, sì, ci sono passato. Non sembra soddisfatto, però. Ha trovato qualcosa che non va? No, no. Sì, sì, sicuro che c'è qualcosa che non va. Come vogliono che lavori se tutti mi tengono gli occhi addosso in questo modo? E mi chiamano il baiardo delle violine anche. Allora io, uno ha anche detto, ma che fortuna capitargli un bocconcino come Monica Tisdale. Ma andiamo, volevano solo divertirsi un po'. E poi è stato veramente un gesto da cavaliere antico quello che lei ha compiuto per salvare la vita a noi altri. Non si offenda se la chiamano baiardo. Dia qui che glielo rompo. No, grazie, faccio da me. Comunque è colpa mia. Quando uno sbaglia non deve prendersela che con se stesso. Ma perché? In che cosa è convinto di avere sbagliato? Lei era sicuro che saremmo precipitati? Sì, ma avrei dovuto esporre con ordine la mia tesi al comandante e lasciare che prendesse lui le decisioni. E invece non l'ho fatto. Loro non volevano saperne. Io pensavo a lei, morta tra le nevi lassù del Labrador, come l'altro assistente di volo, e Miss Tisdale, e tutti gli altri anche. Allora ho perso la testa completamente. La leva era proprio lì e io l'ho tirata. E crede di aver fatto male? Ma certo che ho fatto male. Come possono prendermi sul serio se vado in giro facendo cose simili? Lo sa che dicono che sono pazzo adesso e hanno proprio ragione. Non intende per caso dire che se potesse tornare indietro ci lascerebbe precipitare? È questo il guaio, che probabilmente lo rifarei. Ah, è evidente che io sono un debole, signorina. Lo sbaglio è stato di partire per il Labrador. Se io non me ne fossi mai andato, e quando finirà questa storia, le giuro che io non lascerò mai più il mio laboratorio. Mi dispiace che dica questo, professore. Io lo so che lei è uno scienziato, lo so che ha un lavoro molto importante, ma è anche un essere umano. Si vede che è troppo difficile fare l'essere umano. Sì, è piuttosto difficile, ma... Beh, lasciamo andare, lei saprà che deve fare. Io rassetto un po'. Lei vada a dormire adesso, sarà stanco. Buonanotte, signorina. Buonanotte, professore. Ah, devo venire a portar via la mia roba. Roba? Quale? I miei vestiti. Adesso li porto nella stanza di Elizabeth. Ma perché? Allora lei dormiva nel mio... Oh! Perché? Le dispiace? Ma io penso a lei, signorina. Non crede che la gente ci troverà a ridire? Capisco. Beh, io sono anche infermiera, come tutte le assistenti di volo, del resto. E se lei lo crede opportuno, posso indossare la divisa da infermiera in modo che i vicini non parlino. Sì, probabilmente è meglio. Allora farò così senz'altro. Adesso che ho incominciato non voglio lasciare le cose a metà. Buonanotte, professore. Buonanotte.
Che c'è? Chi è malato? Oh, nessuno per ora. Ma al professore sono venuti degli scrupoli ieri quando è arrivato e mi ha visto. Ha detto che non stava bene che io dormissi qui nella stessa casa in cui sta lui. E così mi sono messa la divisa per non far parlare i vicini. Sono stata stamani a Gifford a prenderla. Ma loro pensano molto per andare a dormire in albergo stanotte. Dov'è adesso? Scommetto che non stava nella pelle dalla smania di andare a vedere i suoi giocattoli. Infatti è uscito presto. Poi ci racconterà. C'è del caffè? Perché non viene di là? Ma stavo... che cosa è successo qui? Ah, oh, stava lavorando. Tanto per ingannare il tempo. Ha solo due vestiti. Con uno esce e con l'altro va a dormire, immagino. Chissà da quanto tempo non compra più niente per sé. Non era lei che diceva che gli uomini vanno lasciati a se stessi? È vero, ma per quello che riguarda il carattere, non i pantaloni. Lei è molto saggia e mi sorprende di continuo. Mi dica una cosa, ci ho pensato tutta stanotte. Come farebbe a farlo muovere nella vita con i propri mezzi? A questo vorrebbe arrivare lei, se non mi sbaglio. Non credo che sia una cosa molto facile questa, signorina, ma è che... non lo so. Mi ha parlato molto ieri sera. E sembrava uno di quei bambini che fanno a pugni la prima volta. Le prendono e dicono che non vogliono più fare a pugni. Non può continuare a nascondersi fra i suoi libri. Sarà uno scienziato, ma è anche un uomo. Adesso poi non potrebbe più farlo. E non credo che abbia più intenzione di farlo. Vale più di quanto sembri. Deve aver parlato parecchio. Strano che una ragazza come lei si interessi tanto a un caso di questo genere. Non è molto strano, in fondo. Si imparano molte cose viaggiando. Non basta viaggiare. Credo che lei in passato abbia amato molto un uomo. Non vedo che relazione ci possa essere. Com'è andata? Non è successo a me sola. È andato in guerra come pilota e non è più tornato. Adesso è tutto chiaro. Molto più chiaro di quanto lei non creda. Beh... ora ho qualcosa a cui pensare. E ne avrò tutto il tempo. Parto stasera per la California. Ho trovato un fascio di telegrammi ieri sera in albergo. Il regista vuole incominciare. Come mai? Così all'improvviso. Fino a ieri non aveva fatto altro che dire che voleva aiutarlo a ritrovare se stesso. Lo desideravo, non mentivo. E lo desidero. Sarebbe l'unica occasione per me di essere quello che ho sempre desiderato di essere. Solo sono di quelle cose che non si possono fare per metà. Non si può entrare nella vita di un'altra persona quando si sa di doverne poi uscire. M'aveva commosso il fatto che volesse conservarmi per i posteri. Io non avevo mai avuto tanta stima di me stessa. Quindi vado a Hollywood per dare ai posteri ancora qualche cosa. Non è male aspettare un po' e vedere che succede. In quella scatola di là c'è un vestito per Elizabeth. L'ho visto in una vetrina e mi è sembrato adatto a lei. Le dica che le scriverò. Non l'aspetta per salutarla? No, sarà meglio di no, se no ci ripenso. Buongiorno, signorina. Oh, già a casa, come mai? Buongiorno, Miss Corder. Ciao. Ho corso perché speravo che fosse qui. E infatti ci sono, ma come sei bella oggi. Dici davvero che sono bella? Ah, sei più bella di un ramo fiorito a primavera. E questo è un regalo per te, cara. Mi fa troppi regali, signorina. Posso aprirlo? Sicuro. Ma è meglio che lo porti in camera tua e lo apri da sola. Ti piacerà di più. Sì, faccio così. È come a Natale. Anzi, le dirò che è anche meglio. Beh, è un addio, signorina. Sì, ma non è il caso che lei si dà triste. Uscire bene di scena è essenziale per un'attrice. Vorrei che non partisse. Chissà che non torni. Non si sa mai. Lei è una brava ragazza, Margaret. Quando saprà come si è risolta la cosa, me lo scrive. Posso sempre comprare un paio di laboratori in quel caso. Beh, auguri. Continui a ripeterle che è carina. Glielo prometto. Grazie. Professore! Mi sembra che qui non crolli un bel... A che ora dovrebbe succedere? Alle 14 esatte. Mi avvisi appena c'è qualche sintomo.
può continuare, ma io devo dare corso all'inchiesta. Ho dimenticato che lei aspettava, dovevo darle qualche notizia. Non l'ho svegliata, Elizabeth, stamane. Com'è andata? Niente, non è successo niente. I calcoli dicevano che la coda si doveva staccare e non si è staccata. È già passato il 2% in più di tempo, ma non si è rotta. Oh, me ne dispiace. E adesso cosa farà? Ma ci ho pensato per tutta la strada mentre venivo qui. Andrò davanti alla commissione, lì cercherò di spiegare bene la mia teoria a tanta gente molto arrabbiata che me la boccerà a pieni voti. Poi mi siederò. E lì sentirò dire che sono un pazzo per quello che ho combinato a Gender e forse lo sono se... comincio a pensarlo. Uno psichiatra molto conosciuto lo confermerà. Ne ho consultati tre oggi nel pomeriggio. No, è stato ieri, mi sembra. M'hanno fatto vedere un foglio di carta con delle macchie d'inchiostro e mi hanno chiesto se mi sembravano degli elefanti. E invece a me non sembravano affatto degli elefanti, mi sembravano delle macchie d'inchiostro. Però credo ancora che la cosa più probabile sia quella di aver fatto un banale errore di calcolo. Purtroppo non so dove sia, ma potrei anche scoprire dov'è se me ne concedessero il tempo. Ma non me lo concederanno. Il mio lavoro verrà messo in ridicolo e il principio che almeno una punta di vero deve averla sarà negato, ma starò zitto. Non voglio dire neanche una parola. E dopo di ciò? Ci sarà dell'altro lavoro da fare e tutto ritornerà come prima. E tutto ritornerà come prima? Sì. E per fortuna è finita. Ma non deve dir questo. Non dovrà star lì senza far niente. Se crede che il principio sia giusto, lo deve imporre se ha del rispetto per se stesso. E se non lo fa, prima o poi ne subirà le conseguenze, insieme a Elizabeth. Che c'entra Elizabeth? Anche per Elizabeth tornerà tutto come era prima? Certo, lei era contenta della nostra vita, anzi era felice. Ah, è così semplice, vero? Capisco. Mi scusi, potevo fare a meno di parlare, tanto è stato tutto inutile. È l'ultimo giorno che sto qui, verrò a salutarla domani dopo l'inchiesta. E da domani ricomincio a volare. Chissà se capiterò ancora su un rendir. Sarebbe curioso che mi ritrovassi nelle condizioni di Gender. Non ci deve andare su un rendir. E se mi ci mandano? Dovrò obbedire. Papà. Alzati che devi andare a scuola, Elizabeth. Sì. La coda è caduta, papà. No, non è caduta. Non ti preoccupare, papà. Un giorno cadrà. Non ne sono più tanto sicuro, ma speriamo che cada. Che c'è, hai qualcosa? No, ma stavo pensando. Pensavi? E a che cosa? A niente. Così, all'incostanza dei fenomeni e altra roba del genere. Ma cosa vuoi dire? Lo vedi anche tu che tutto è finito ormai. Miss Teasdale è partita, Miss Corder partirà. E le bambine del vicinato non saranno più così ansiose di parlarmi. Ecco perché era un fenomeno transitorio. È come a Natale, che sono tutti gentili fra di loro per un po' di tempo, ma poi è come prima. Perché sarà così? Oh, io non lo so, tesoro. Ma perché? Non ti parlano le bambine del vicinato? Oh, no, perché sono una pizza. Oh, non sapevo che fossi una pizza. Cos'è una pizza? Beh, le pizze sono quelle a cui le altre non parlano volentieri perché sono noiose. Forse il mio sviluppo mentale è esagerato. E a te dispiace essere una pizza? Oh, no, ma mi faceva piacere non esserlo più. E poi tutte venivano a chiedermi i tuoi autografi. Ma tanto se tutto è così, così saltuario come il Natale, forse è meglio che... Stavo pensando, metterò via le cose che mi ha dato Miss Teasdale. E pensavo anche che se io la smettessi di andare a scuola, imparerei molto di più con te, perché non dovrei più pensare alle altre cose che sono tutte saltuarie.
Elizabeth, ma non devi fare così. Che cos'hai, tesoro? Va via. Oh, non ti senti bene? Sì, mi sento bene. Ma adesso va via, per piacere. Io sostengo che fermare i rendir anche per un giorno soltanto vorrebbe dire ammettere tacitamente che abbiamo fatto volare degli aerei difettosi. E io mi rifiuto di infliggere alle violine inglesi un colpo che sarebbe mortale sulla base di un'opinione incontrollata del professor Honey. Secondo me il minimo che si possa dire del professor Honey è che siamo in presenza di uno squilibrato, affetto da una mania che può portarlo a estremi come quelli che conosciamo. E dico che non è solo giusto, ma indispensabile che il professore venga sottoposto al più presto a una visita psichiatrica. Ecco, signori, io sarei dell'opinione... Signor Presidente, vorrei dire che... Un momento, signor Presidente, vorrei dire una cosa. Non è difficile capire quello che voi state per decidere. Ora voi ce l'avete con me per quello che io ho fatto a Gender, ma questo però non è giusto. Non ho inventato io la matematica che mi fa credere ciò che credo, e sono certo che la mia teoria è vera anche se non è provata, e dato ciò non potevo agire diversamente, vi pare? Per il rispetto che ho per me stesso. E non ho ancora deciso quello che farò, avevo pensato di scrivere i giornali, ma credo che neanche i giornali mi capirebbero. Però, come prima cosa, do le dimissioni da questo momento, in modo che lo stabilimento sia escluso. E poi, tutte le volte che un rendir sarà pronto a decollare, io ci salirò sopra e... Via! Voi mi potete far arrestare, potete farmi arrestare, ma hanno già scritto molto per quello che ho fatto a Gender, figuratevi se lo farò qui, e la gente comunque non volerà coi rendir. E un'altra cosa tenete presente, se a un rendir succedesse quello che prevedo, per passarvela liscia dovrete dire ben altro che quello che avete detto qui oggi. Ho finito! Buongiorno! Ho finito! Dunque, signori... Buongiorno. Ci dovrebbe essere ancora dello sherry da queste parti. Ne volevo bere un bicchiere. È dentro l'alzata di quella credente. Ah. Beh, è finita? Sì, credo di sì. Non ho aspettato la fine. Ho fatto un discorso e sono uscito. Che discorso? Ah, un bel discorso. Ho parlato di molte cose. Allora non è stato lì zitto a sentire. Ma dove sono i bicchieri? Ah, ecco. No, mi sono dimesso. Dice davvero? Non potevo più starvi a sentire. Ma come farà a vivere, professore? C'è Elizabeth, almeno ha dei risparmi in banca. Quanto di preciso non lo so. Ma ha un libretto? Certo, deve essere lì. Lo sa a quanto ammontano i suoi risparmi in tutto? 3 sterline e 10 scellini. Aspetti però. Ma sono dei mesi che lei non mette niente in banca. Cosa ne ha fatto dei soldi? Credo che ce ne siano lì dentro. In una di queste. Guardi, guardi. Ecco. Questa è un'altra... Marzo, gennaio. Ma sono 7 mesi che lei non versa in conto corrente l'assegno dello stipendio. Ma lei ha un sacco di soldi. Perché dovrei preoccuparmi? Lei non ha bisogno di nessuno. Sì, ma... Di nessuno. Ma perché si mette a piangere adesso? Io non posso, proprio andarmene via. Io non la lascio. Ci vuole qualcuno che si occupi di lei. Io voglio sposarla e restare qui, anche se è senza impiego adesso. Ma lei... Grazie. Sì, è capace di farlo. Sarà meglio parlargli prima... La sua segretaria le manda questo. L'ha chiamato durante la seduta, ma non hanno voluto interromperla. Grazie. Dove è andato a finire Lord Moon? Speriamo che ci sia ancora. Voglio fargli vedere questo. È di Nixon, dal Labrador. Dice che hanno trovato gli impennaggi e che le sezioni di rottura non lasciano dubbi. Direttore,
Ho avuto proprio adesso una notizia incredibile. Ah, sentirà la mia. Agender hanno riparato quell'apparecchio, poi hanno fatto un volo di prova. Dice che ha fatto un magnifico atterraggio, ma gli si è staccata la coda mentre rullava sul campo. Io non volevo crederci. Ah, e sì, ancora... legga un po' questo. Professore, abbiamo ricevuto due conferme che la sua teoria è assolutamente giusta. Ah, volevo ben dire. Sì, però non riesco a capire dove può essere l'errore di calcolo. Ho fatto lo sviluppo con tre sistemi di... Ma mi ha sentito? Temperatura. Dipende dalla temperatura. La temperatura è una variabile, no? Il nostro aereo aveva volato nella zona tropicale e anche qui la temperatura è elevata. Avrebbero ceduto tutti e due in orario alla temperatura di 15 gradi.